neve pisukomorean in aide auton. Sta bene, è greco. E significa salire sul sicomoro per vedere lui. Salire su un sicomoro non è sicuramente qualcosa di semplice, anche perché è un grande albero e i rami partono proprio dall'alto. E se ci mettiamo anche il fatto che si è piccolo di statura, veramente è un'impresa ardua. Eppure per Zaccheo quell'albero diventa un'opportunità per raggiungere il suo obiettivo. E si rende conto che man mano raggiunge quell'obiettivo ha più chiaro anche quello che cerca. Salire in alto e vedere lui. Quello che facciamo fondamentalmente ci dice anche quello che siamo, oltre a quello che cerchiamo. E per Zaccheo quella salita su quell'albero diventa l'espressione anche della sua capacità di puntare in alto e di riuscire a vedere le cose con occhi diversi, con una prospettiva diversa. È una delle caratteristiche di Zaccheo. La caparbietà per andare avanti e vedere le cose, non limitandosi soltanto a quello che dice la gente o al sentito dire, ma farne esperienza diretta. Per Zaccheo, quel sicomoro è anche espressione di una sicurezza raggiunta, e lo fa nella consapevolezza che ha bisogno comunque di una certezza, come tutti del resto, solo che si nasconde in mezzo a quelle foglie. Lui sente forse di anche non essere visto, è cresciuto sempre con gli occhi di dosso da parte di tutti, era giudicato per il suo peccato e per i suoi sbagli, per il suo stile di vita, e in mezzo a quelle foglie questa volta trova il suo posto in cui potersi rifugiare senza essere additato dagli altri. Lascia un po' quel piccolo spazio che gli serve per vedere Gesù. È un po' espressione dello spazio della sua coscienza, che in qualche modo gli bussa ancora forte alla porta del suo cuore per farlo ancora sentire vivo. Si rende conto in quello spazio in mezzo alle foglie che ha bisogno di essere cercato, di essere trovato, di essere visto, di essere veramente amato. Aveva fatto degli sbagli, Zaccheo, ma la cosa più grave non è tanto l'errore che aveva fatto, quanto il fatto di essere spesso associato al suo errore, anziché avere qualcuno accanto che potesse associarsi a lui e farlo uscire fuori da quello stile di vita. Con Gesù questo avviene, è un incontro che gli cambia la vita, perché chi incontra Dio poi sorride.